Un nuovo percorso di vita si apre per Daniele Osio. Il suo volto, la sua storia, la disperazione dei suoi familiari erano diventati un motivo di impegno e di battaglia sociale per Telenuova. Una nostra troupe si era letteralmente imbattuta nella vicenda del 41enne nocerino autistico che ha vissuto tutta la sua esistenza mano nella mano con il papà, notte e giorno, giorno dopo giorno. E da quell'incontro fortuito era nata una sinergia, quella tra la famiglia Osio, impegnata a rivendicare la giusta assistenza per Daniele, e Telenuova in campo da sempre per dare voce a chi ha sempre poca voce. Ieri la vittoria di una battaglia, una vittoria che apre a Daniele nuove prospettive di vita, ma che ha un retrogusto amaro perché ha trascorso una vita intera dedicandosi al giovane autistico. L'annuncio della svolta è stato dato dal fratello Roberto attraverso il suo profilo Facebook. Oggi, 3 febbraio 2014, recita il post affidato alla rete, mio fratello Daniele è stato inserito nel centro AIAS di Cicciano Nola. Vedere i miei genitori anziani soffrire per il distacco dovuto e forzato dell'abbandono del loro figlio in una nuova realtà è davvero sconvolgente e disarmante. È una sensazione di vuoto e di angoscia pura, dove gli stati d'animo si rincorrono tra dolore ed impotenza. Un dramma nel dramma, la casa è vuota, non ci sono più le grida di un ragazzo autistico che manifestava così la sua personalità. Dopo tanta lotta contro tutti e contro tutto, siamo riusciti a garantire un percorso di vita a Daniele in un nuovo mondo. In questo momento, scrive Roberto, o meglio scriveva ieri, le lacrime mi bagnano il viso perché sono certo che tu, Daniele, non stai dormendo e stai cercando papà, che lacerato dal dolore e con la tenacia che ha dimostrato in questi anni mi ha detto oggi sono morto, ma sono anche rinato perché so che mio figlio ha una sistemazione adeguata alla sua patologia e io e tua madre possiamo trascorrere i giorni che ci restano con la certezza che Daniele ha un futuro in una struttura definita la migliore della Campania. Grande papà, grande mamma, scriveva ieri Roberto, ho tanto da imparare da voi. In un mondo dove il superfluo e la superficialità la fanno da padrona, gli insegnamenti che mi avete trasmesso sono indelebili e viaggiano nel tempo. A Osio Telenuova rivolge un incoraggiamento forte, a Daniele un augurio particolare, quello di aver finalmente trovato professionisti che sappiano dimostrare come le persone come lui, come Daniele Osio, sono non disabili, ma persone speciali, capaci di dare un senso all'esistenza di tanti comuni esseri umani.